Buon pomeriggio e benvenuti a questa conferenza, a questo incontro che è inserito nella Giornata della Memoria 2021 organizzata dal comune di Capannori. Nel novembre scorso Ave Marche e Luciano Luciani vennero a trovarmi un giorno in comune a Capannori. E mi raccontare una storia che personalmente non conoscevo, la storia di tre dottori ungheresi, ebrei, che esercitarono la professione di medici a Marlia, sfruttando anche addirittura una borsa di studio per venire a studiare in Italia. Alcuni studiarono a Padova, altri all'Università di Pisa, e poi proprio a Marlia esercitarono appunto la professione di medici fin quando le leggi razziali resero impossibile la loro permanenza e il loro esercitare la professione. E quindi, quando è stato il momento di pensare a che storia raccontare quest'anno per la Giornata della Memoria, ovviamente in formato online, che è purtroppo il formato che ci è consentito dalla pandemia, dal Covid che stiamo vivendo, mi è parso bello invitare Luciano e Ave a ragionare insieme su come costruire un appuntamento di questo genere, perché mi pareva da tanti punti di vista, mi sembra da tanti punti di vista, una storia sommersa che merita di essere conosciuta. E subito io ora mi trovo a fare un'altra cosa, l'assessore alla cultura, però ho anche quello del vizio della storia, avendo con grande passione studiato storia all'università. E quindi credo che chi fa il mestiere dello storico, chi ha la passione della ricerca, cerchi anche a volte di vedere degli incroci, vedere delle storie, degli accavallamenti, degli intrecci, e subito la mia memoria è corsa a un'altra grandissima figura ungherese, ebrea, che abbiamo raccontato sempre con Luciano, tra l'altro. Con Pier Dario Marzi e con Emmanuel Pesi, e poi ci sarà anche una proiezione, una parte di una proiezione del docufilm L'allenatore errante, che a cui abbiamo dedicato altre edizioni della Giornata della Memoria del Comune di Capannori, la figura di Erno Erbstein, che appunto si trovò esattamente nello stesso periodo in Lucchesia, lui ad allenare la Lucchese, in cui i dottorini erano i dottori, detti dottorini in paese a Marlia, erano lì appunto a fare i medici. E non so quanti altre persone di nazionalità ungherese, ebrei, erano in quel periodo nella nostra zona, però tutte queste che abbiamo conosciuto furono costrette a smettere di fare quello che facevano, nonostante fossero ben inserite nella comunità, ben volute dalla gente. Per cui una storia piccola che però, come spesso accade, incontra la grande storia. Con Ave e Luciano ci siamo lasciati con l'idea anche di un libro, e io penso che questa storia lo meriterebbe. Non la faccio ulteriormente lunga, vengo ai ringraziamenti e a presentare chi abbiamo qua oggi con noi, oltre a Luciano Luciani, che collabora con noi ormai da diversi anni nello scoprire e nel riscoprire storie di memoria e non solo, e lo ringrazio. Ringrazio Lorena Lukacs, che è figlia di Stefano Lukacs, uno dei tre dottorini di Marlia. Ringrazio Ave Marchi, che è la figlia della farmacista Elvira Marchi Vincenti, che era una delle prime farmaciste donne dell'Italia di quel periodo, e che era la titolare della farmacia di Marlia, che ebbe modo di conoscere molto bene i tre dottorini. Ringrazio molto Erika Garinetti, che
più tardi durante questa conferenza online leggerà un passo del diario di Nicola Berkovic, che era un altro dei tre dottori. E ringrazio poi Maria Giusti Toschi, figlia di Angelo Giusti, che era il proprietario della casa che affittarono i tre dottori ungheresi a Maglia do e dove vissero nei loro anni magliesi. Li ho già citati, ma mi fa piacere ricordarli ancora, Pier Dario Marzi e Manuel Pesi, che hanno comunque lavorato e collaborato anche a questo appuntamento, oltre a aver appunto lavorato al docufilm L'allenatore errante, dedicato alla figura di Erno Erbstein. Ringrazio lo storico Lorenzo Orsi, che anche lui si è dato da fare in questo periodo di coordinamento fra le varie parti, i dipendenti del Comune di Capannori, e non la faccio ulteriormente lunga perché è veramente un appuntamento interessante e credo che tutti noi abbiamo voglia di conoscere questa storia. Grazie a tutti e buona visione. Prende la parola Luciano Luciani. Sì, almeno. È il bello della diretta. Vai pure Luciano, Vado? Bene. Dunque, anche in questo anno 2021, in occasione del Giorno della Memoria, saranno raccontate delle storie. Storie di uomini, storie di donne, storie di bambini che nel corso della loro esistenza hanno avuto la ventura di incontrare il folle progetto di sterminio del popolo ebraico. Ideato questo folle progetto, folle e feroce progetto di sterminio, ideato dal nazismo tedesco e messo in pratica dallo stesso nazismo tedesco e dal fascismo italiano. Un genocidio che è iniziato cominciato con l'inizio del conflitto e si è protratto fino alla primavera del 1945. Una vicenda che per i numeri che chiama in causa, per la durata, per l'estensione, soprattutto per la ferocia, non ha precedenti, non ha eguali nella storia dell'umanità. Quindi, a soli 80 anni di distanza da quella vicenda orribile, da quella vicenda terribile, ecco, proprio questa estensione, questi numeri, questa ferocia ci impongono l'obbligo morale di ricordare, ricordare, ricordare. Fare memoria di quell'orrore per aiutare la creazione di anticorpi
gli anticorpi culturali, perché quello che è avvenuto, quello che si è dato ad Auschwitz, a Dachau, a Treblinka, a Birkenau, non abbia più ad accadere, non succeda mai più. Anche Lucca e i suoi territori, la nostra provincia, conobbero quelle pratiche di esclusione, persecuzione e annientamento che hanno segnato il tempo della catastrofe del secolo breve, così l'hanno definita gli storici, la seconda guerra mondiale, il tempo della catastrofe del secolo breve, del Novecento. Di quei giorni noi abbiamo ritrovato due storie. Che cos'è che collega queste storie? Io direi l'intelligenza, la tenacia con cui i protagonisti di queste storie seppero venire fuori, salvarsi. E insieme alla loro intelligenza e tenacia merita di essere anche ricordata e sottolineata la solidarietà dei molti che intervennero per aiutarli a salvarsi. Perché sì, i nostri personaggi, i protagonisti di queste nostre due storie, appartengono fortunatamente alla categoria dei salvati e non a quella dei sommersi. Cioè riescono a vivere, riescono a sopravvivere con molta fatica, con molta sofferenza. E pensiamo che possa essere utile partecipare a queste due vicende ad un pubblico più largo, più vasto, in modo da suscitare interesse, attenzione, simpatia. Le due storie sono, una è quella dei cosiddetti dottorini di Marlia, una famiglia di medici di origine ungherese, di religione ebraica, che si trova nel territorio lucchese, amministrativamente il comune di Capannoli, e si trova per alcuni anni ad esercitare la medicina in maniera specifica, segnatamente l'ortodonzia, sono soprattutto dentisti. E quindi queste due famiglie, perché sono due famiglie ebraiche, sono costrette ad appunto, dopo le leggi razziali del 38, ad andarsene, ad allontanarsi, e a questa loro permanenza in Lucchesia subentra una diaspora per ricomporre la quale poi ci vorranno anni, ci vorranno sofferenze, ci vorranno sacrifici. L'altra storia è quella di Ernst Eberstein, l'allenatore errante, l'allenatore della Lucchese nel suo momento più luminoso, nel suo momento di gloria, una piccola squadra di una piccola provincia in Serie A che contende con le grandi club, le grandi formazioni. Non era mai successo prima, succede ora con questo allenatore, anche lui di origine ungherese, anche lui di origini ebraiche. Sono due storie diverse che finiscono tutte e due bene, ma abbiamo detto attraverso fatiche, peripezie, sofferenze e rischi di non poca lena. Le abbiamo unite insieme perché si svolgono quasi in contemporanea nel territorio di Capannoli, perché si svolgono appunto nei primi 7, 8, 9 anni degli anni 30. Perché riguardano due famiglie, tutte e due di origine ungherese, tutte e due di religione o di origine ebraica. Ora, per entrare nel merito della prima storia, i dottorini di Marlia, e metterla progressivamente a fuoco e farla conoscere ed apprezzare anche nei suoi particolari, nei suoi dettagli, io passerei la parola alla professoressa Ave Marchi, della Fondazione Cresci di Lucca. Il microfono. Il mio ruolo è consistito in questo:
rintracciare le fonti di questa storia, che sono fonti molteplici. Soprattutto ci sono anche molte fonti fotografiche, e la cosa sorprendente è che molte di queste fotografie non vengono dagli archivi delle famiglie coinvolte. Alcune sì, e le commenterò poi segnatamente una per una. Altre invece le ho rintracciate a maglia, così come il titolo di questa storia è il modo, è rappresentato dal modo in cui è rimasta legata al paese di Maglia la memoria di questi tre medici. Nicola faceva il medico di famiglia, era infatti laureato in medicina e chirurgia, mentre Stefano, Margherita e l'altro fratello, del quale poi parlerò dopo, che ebbe studio a Volterra e un'altra storia, erano tutti e tre odontoiatri ed erano arrivati a Maglia nel 31. Nicola e Margherita direi quasi sull'onda della loro luna di miele, e avevano preso casa in quella che è denominata il Villino Giusti. Pregherei Nicola Marino di inserire la foto numero, di inserire l'intervista, scusate, con la figlia del proprietario di questa casa, la signora Maria Toschi Giusti. Maria, yeah. Il tuo babbo della conoscenza che fece con il babbo dei dottorini. Sì. Allora, il mio babbo acquistò quel villino lì dai signori Cordoni, poi lo ristrutturò un po' come mi piaceva a lui, no? E io non so in che millesimo, però c'entrarono i dottorini. Nel 1931. Me l'hai detto ora che è poco. E questi signori, insomma, il dottor Nicola Berkovici con la signora Margherita, sua moglie, no? Presero questo villino, di cui questo villino ci presero anche i genitori della signora Margherita. Che erano poi spesso a Maglia. Sempre a Maglia. Il villino era lì a Maglia. Sì. Poi allora venne anche il signor Giuseppe e la signora, sua moglie, a abitare lì con loro, perché la casa era grande, era una casa che ci poteva abitare più che di due persone, no? Poi nacquero due bimbe, nacque Eva e nacque Andreina. Poi vennero anche due signori, due fratelli della signora Margherita, Americo e Stefano, che e poi si laurearono a Pisa. A Pisa. Due, no? In questo frattempo che insomma abitavano questa casa, che nacquero queste due bimbe, il signor Giuseppe, mi ricordo, che veniva con la carrozzina, faceva il viale della Rimembranza al monumento, costeggiava il viale della Villa Reale e arrivava in Piaggiola. Quando arrivava in Piaggiola, arrivava in Corte Giusti, che ci si stava noi. Però ci stava noi, e lui veniva lì e parlava tanto con mio papà, perché mio papà era una persona che dava ascolto alle persone, come per esempio oggi noi, no? Ci siamo. Mio papà era una persona che propriamente dava soddisfazione, e questo signor Giuseppe ci si trovava bene e parlava abbastanza anche l'italiano. Veniva con questa carrozzina, con questa Andreina,
Andreina, si metteva lì, parlavano di ortaggi, di semente, di una cosa che a lui piaceva tanto, no? E poi, fatta la conversazione, questo signor Giuseppe ci si salutava e lui ritornava a casa sua. Era Andreina, che poi tornò a Maglia per la prima volta nel 1955. E quando venne a Maglia andò a salutare Elvira, la tua cugina. Te mi hai raccontato una cosa particolare, no? Perché Elvira detta Andreina. Continua te, Maria. Io la so così, perché te te l'ha detto Maria Rosa, no? Allora, io so così che Elvira aveva un bimbo che si chiamava Pierangelo, della stessa età, no? E allora questa bimba aveva bisogno di latte materno e la mia cugina dice il suo latte, no? E la signora diceva sempre, il dottore o la moglie, no? Questo me lo ricordo, no? Diceva sempre, non glielo dia tanto, che poi, insomma, li può, sai, approfittandosi di tanto latte, la bimba, insomma, mi può anche far male. Lei diceva, questo dottore, glielo levi. E invece la nonna, o Irma, era la nonna, no? Era la nonna. Diceva, no, signora, glielo dia fino a che la bimba è sazia. Ecco, è un bel ricordo questo, è di un'epoca nella quale una mamma che aveva più latte poteva allattare anche due. Allattare anche un altro. Certo. Sì. Allora, riprendo il microfono laddove si è chiusa questa testimonianza di Maria Toschi Giusti. E nel frattempo vedete com'è oggi il villino Giusti, perché esternamente ha le stesse caratteristiche. È chiaro che la viabilità gli ha mangiato un po' di spazio nel giardinetto prospiciente il davanti. Beh, in questa casa abitarono in molti e di tutto questo resta traccia nei fogli di famiglia del comune di Capannori da me consultati. Questi fogli di famiglia documentano intanto un affitto che decorre appunto dal settembre-ottobre del 1931 e poi l'abbandono definitivo di questa casa per espatrio in data 1 dicembre del 38. Quindi questo periodo del soggiorno a Maglia è rimasto nell'archivio storico del comune. Chi è che abitava in questa casa? Abitavano Nicola, Margherita, le due bambine, Eva nata nel 32, Andreina nata invece nel 37 e per periodi lunghi i nonni che venivano dall'Ungheria e che avevano iniziato una consuetudine di viaggi fra l'Ungheria e l'Italia già dal periodo in cui i loro figli frequentarono l'università. A Maglia i medici Berkovic e Lukács sono ricordati ancora come i dottorini, ma non in senso diminutivo, ma unicamente perché due di loro, in particolare Stefano e Margherita, non erano di alta statura e questo probabilmente creava contrasto con altri medici che operavano e lavoravano in questo paese e che avevano un altro tipo di corporatura e di presenza. Dunque, perché scelsero proprio Maglia? Mia madre ha sempre raccontato che proprio sul finire dell'estate del 31 Nicola e Margherita arrivarono
a Maria in bicicletta e che naturalmente venivano alla ricerca di informazioni. Arrivarono sulla piazza del paese e lì era aperta ormai da più di un anno, quasi due anni, la farmacia, che si chiamava Farmacia Marilla. Maria era un paese ricco di attività ed era il paese che aveva più piccole industrie. Non solo, c'era una grossa tradizione anche agricola, già era sorto un istituto per i reduci della prima guerra mondiale, quello che diventerà poi la casa di riposo Don Alberto Gori. E sia Margherita che Stefano aprirono con successo un ambulatorio dentistico. Nel 49, quando poi Stefano rientrerà in Italia e naturalmente venne subito a Maglia per salutare gli amici Marchi, Francesco ed Elvira, veniva fermato per strada dai suoi clienti di 10 anni prima e tutti chiedevano se sarebbe tornato ad aprire un ambulatorio a Maglia o a Lucca. Allora, a questo punto, per poter essere più narrativa possibile su questo nucleo familiare, chiedo a Nicola di aprire l'album della famiglia Lukács. Ecco, questa bellissima fotografia che mi è stata inviata da Adriana Lukács, che è figlia del fratello che ebbe casa e studio a Volterra, cioè Imre, tradotto in italiano Emerico. È una specie di albero genealogico della famiglia Lukács, rappresenta i Lukács di Zonnoke, che è la cittadina da cui erano originari i Lukács. Allora, procedo dalla sinistra verso destra. Il ragazzo più giovane che ha la mano sul bracciolo della poltrona è Stefano Lukács, il babbo di Lorena Lukács. La signora è la mamma di tutti questi figli, Irma Lukács, la ragazza che è appoggiata alla poltrona alle spalle della mamma è Margherita Lukács e l'altro fratello, che è il maggiore, è Alessandro Lukács. Margherita fece medicina con specializzazione ortodonzia, Alessandro si era laureato in legge. Procediamo ancora. L'altro ragazzo più giovane seduto è Imre, Emerico. L'altra ragazza alle spalle di Imre è invece Valeria Lukács, che morì di morte naturale nel 25. Poi ecco il signor Giuseppe, del quale ci ha parlato prima Maria Toschi. Quindi Irma e Giuseppe Lukács mandarono a studiare in Italia 4 figli: Alessandro, Margherita, Stefano e Emerico. E questo era possibile perché a partire dal 20 in Ungheria era stato introdotto il numero chiuso per gli studenti ebrei, non potevano superare una certa percentuale di iscrizione e le università italiane, per accordi presi, erano ben liete di accogliere gli studenti che venivano oltre che dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania e anche dai paesi baltici. Quindi tutto questo ci parla di una storia che negli anni 20 era stata all'origine di questa accoglienza di studenti stranieri. Poi tutto questo bruscamente si interromperà. Pregherei Nicola di introdurre ora le foto 4 e 5, sempre
riguardano la famiglia Lukács. Ecco, queste due foto sono state rintracciate nel piccolo archivio di famiglia della tata di Eva, la bimba più grande dei Berkovic. Dunque, la prima foto a sinistra rappresenta appunto Emerico e Stefano, che a Maglia, finché non ebbero terminati i loro studi a Pisa, perché nel frattempo Nicola e Margherita avevano preso una casa grande, quindi per loro era più comodo finire l'università a Pisa e risiedere per quei periodi presso la sorella e il cognato. E nell'immagine accanto il nonno Giuseppe è ritratto sullo sfondo del viale della rimembranza. Sembra incredibile, questa foto sicuramente è degli anni 36-37, queste due foto, e il viale della rimembranza è ancora un viale vuoto. C'è a malapena una villa sullo sfondo, ma soprattutto ciò che data queste due fotografie sono gli alberi del viale della rimembranza. Del resto il monumento era stato inaugurato nel 23, come in moltissime altre frazioni sia del comune di Lucca che del comune di Capannori. Quindi le due foto sono state fatte a breve distanza dal villino Giusti. Pregherei di passare alla foto 6. Allora, la foto 6 proviene invece dall'archivio di famiglia di Vittorio e Adriana Lukács e la foto è del 1939. Quindi nel frattempo erano già partiti per l'America centrale Nicola, Margherita, Stefano e le due bambine di Nicola e Margherita, Eva e Andreina. Perché è importante questa foto? Perché noi abbiamo privilegiato nella storia dei dottorini di Maglia quella che riguarda Nicola, Margherita, Stefano, il loro viaggio avventuroso, e abbiamo lasciato sullo sfondo la sorte dell'altro fratello, Imre Emerico, che qui è ritratto in una foto da studio fatta a Volterra. Vedete che c'è nonno Giuseppe, seduta nonna Irma che tiene in braccio Adriana Lukács, alle spalle Livia Tassi, che è la moglie di Emerico Lukács, che ha in braccio il bambino più piccolo, Vittorio. Allora, questa foto è probabilmente l'ultima fatta con i nonni Giuseppe e Irma, perché Giuseppe e Irma poi non potranno più venire dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale in Italia. E di loro, come di Alessandro e la moglie di Alessandro e delle due bambine di Alessandro, non si saprà più niente. Tranne che Alessandro probabilmente finì in un campo in Siberia, mentre degli altri si suppone che siano stati deportati dopo l'occupazione nazista dell'Ungheria. Allora, il caso che riguarda Emerico a Volterra non è meno avventuroso e meno denso di storia rispetto alla sorte degli altri che erano partiti per l'America Latina. Ma questa storia è una storia più nota. Perché? Intanto perché ha riguardato il 43-44. Poi perché qui ci sono stati dei salvatori riconosciuti come giusti fra le nazioni. C'è stato un intero gruppo di amici, così li definisce Vittorio Lukács in un suo scritto. Questi amici facevano capo a Renzo Lorenzini,
che è riconosciuto giusto fra i giusti da Volterra insieme a Mario Canessa. Scrive Vittorio Lukács in quella sua memoria: Renzo Lorenzini era il capo di una banda di meravigliosi, straordinari, incoscienti che comprendeva Antonietta, sua moglie, le sorelle di Antonietta, il fratello di Antonietta, la sora Ida, che era la mamma di Renzo Lorenzini, i signori giudici, che erano i suoceri di Renzo, cioè i genitori di Antonietta, e comprendeva anche Oretta Canessa, che era la segretaria infermiera di Emerico Lukács a Volterra, così come Mario Canessa, suo fratello, che è stato riconosciuto anche lui giusto fra i giusti e che, sappiate, era la fonte informativa prima per Renzo Lorenzini, perché per fortuna faceva l'archivista del comando della caserma di pubblica sicurezza a Volterra. Storia volterrana, sì, ma anche storia di grande solidarietà, di grande amicizia e di grande memoria, che tra l'altro è stata anche oggetto di una trasmissione che fa parte delle teche della RAI, canali nazionali. Quindi questa storia, poi, come preciserà meglio di me Luciano Luciani, riguarderà il comune di Volterra. Ritorno al perché scelsero Maglia. Allora, scelsero Maglia perché, l'ho detto prima, si presentava come una comunità ricca di attività, ma anche perché Maglia in quell'epoca ricordava loro la terra di origine e anche la campagna veneta, che loro avevano cominciato ad apprezzare durante gli studi universitari. Allora, chiederei io a questo punto a Luciano Luciani se presenta l'autrice, appunto, della memoria successiva. Sì, allora diamo la parola a Lorena Maria Lukács, che è la figlia di Stefano, la nipote di Margherita, che leggerà alcuni passi del diario del padre, e da quando, appunto, dall'inizio degli studi fino al momento della diaspora, dell'allontanamento, della catastrofe. Quindi io darei la parola a Lorena. Lorena, tocca a te. Ok. Allora, dal diario di papà. Sono l'ultimo di 5 figli: Alexander, Valeria, Margherita e Imre. E sono ungherese. Mio padre e mia madre erano ebrei praticanti. All'età di 18 anni sono andata a fare la facoltà di medicina in Italia, a Padova, perché nel mio paese l'accesso all'università degli studenti ebrei era stato limitato al 6% del totale degli iscritti. Già mia sorella Margherita e mio fratello Imre avevano preso la stessa strada e vivevano a Padova, dove, con i miei fratelli, ho frequentato il corso di laurea in medicina e chirurgia. Nel 1936 mi sono laureato e specializzato in odontoiatria a Pisa. Per mantenermi, arrotondavo l'aiuto dei miei e la borsa di studio della fratellanza israelita, suonando il violino al Caffè Pedrocchi, insieme a mio fratello Imre. Gli anni universitari trascorsi a Padova sono stati un bel periodo. Studiare e suonare erano due cose che mi piacevano molto. Non mi mancava la famiglia, perché vivevo con i miei fratelli,
e i miei genitori venivano spesso in Italia a trovare i tre figli lontani, per ritornare poi in Ungheria, dove viveva anche il figlio maggiore, Alexander, avvocato, che si era sposato e aveva due figli. A Padova, dove mi feci degli amici, anche tra i frequentatori del caffè, quegli anni furono anche per Nicola, Margherita e Indre l'occasione per studiare, per consolidare l'italiano e per definire il progetto comune di restare in Italia. L'amore degli ungheresi per la musica classica e in particolare per il violino aveva avuto anche su di me una forte attrazione fin dall'infanzia. Il piacere di suonare uno strumento che avevo portato con me da Szolnok mi permise di essere apprezzato e di sentirmi accolto. Ma le cose belle passano e i tempi bui non tardarono ad arrivare, e l'incubo di Hitler, del suo odio verso la razza ebraica e verso le altre etnie di minoranza, odio che si concreterà dopo pochi anni nell'Olocausto, si sta avvicinando. A partire dal settembre del 1938 non possiamo più frequentare l'università né lavorare, perché Mussolini ha emanato le leggi razziali. Mia sorella, odontoiatra anche lei, con il marito dal 1931, lavorava a Marghera, un paese vicino a Lucca, medico anche lui, ebreo anche lui. Vivevano insieme alle due bambine, Eva e Andreina, in una piccola villetta dove avevo la residenza anche io. La foto 7 c'è. Bisognava darsi da fare, perché la legge dava 3 mesi di tempo per lasciare l'Italia. Abbandonare tutto. La piccola casetta che con tanta fatica era stata arredata di tutto punto, abbandonare gli amici, allontanarsi ancora di più dai genitori, ma andare dove? Vendiamo tutto il vendibile, ci separiamo dai ricordi più cari. Io mi separo con immenso dolore dal violino che mi aveva accompagnato per tanti anni. Il violino di papà. Una storia bella e degna di essere raccontata. Quando papà dovette fuggire dall'Italia e vendere tutto quello che aveva, fu difficilissimo per lui staccarsi da quel violino che rappresentava il piacere di suonare e di condividere le tonalità della musica con chi ascolta, ma soprattutto di lasciarsi trasportare da quelle melodie stupende nel mondo che vuoi, nel mondo che sogni. Ma bisognava farlo, e lo vendette. Elvira Marchi, che io ho sempre chiamato zia Elvira, seppe da papà stesso a chi lo aveva venduto. E quando si lasciarono, per rivedersi chissà quando, forse mai, lei andò dal nuovo proprietario del violino e lo ricomprò. Lo conservò per tanti anni, lo nascose durante la guerra in una cassa occultata sotto una catasta di legno, fiduciosa di poter restituire a mio padre il suo adorato violino. Cosa che accadde quando papà, dopo 11 lunghissimi anni, rientrò in Italia e una delle primissime cose che fece fu tornare a Marghera, da Elvira, dove ebbe la insperata sorpresa di ritrovare il suo violino. Dal diario di mio padre ecco il racconto della partenza. Occorre rimettere la foto numero 7. Primo dicembre, il viaggio. Decidiamo, insieme a Margherita e Nicola, mio cognato, di cercare di raggiungere la Francia ed esattamente il porto di Le Havre, da dove partivano le navi per arrivare in America Latina. Quel triste giorno della partenza, a Marghera ci sono anche i miei genitori, mia madre, che amavo teneramente, e della cui tenerezza particolare, essendo io il minore di età dei suoi figli, serbo un ricordo struggente. Salutarli, senza sapere se ci saremmo mai più rivisti, è stata una ferita al cuore che non si è mai rimarginata. Ci accompagna fino a Ventimiglia Francesco Marchi, il marito di Elvira, la farmacista di Marghera, due amici carissimi che sono stati per noi come due fratelli,
amati profondamente per la loro capacità di donare aiuto e comprensione, anche rischiando fortemente per la loro stessa incolumità. Arriviamo in treno fino alle Havre e riusciamo a prendere la penultima bananiera diretta a Cuba. Dopo questa nave commerciale salperà solo l'ultima nave e poi Hitler bloccherà i porti e non si andrà più dall'altra parte dell'oceano, dove forse si potrà vivere anche da ebrei. Il viaggio non è semplice, non è breve e non è un viaggio per turismo, è una bananiera che va a Cuba. Io cerco di aiutare mia sorella facendomi carico di Andreina, che non ha ancora 2 anni e che praticamente tengo sempre tra le braccia, la cambio, la lavo, la faccio mangiare. È un batuffolo di bambina con i riccioletti biondi, sempre allegra, con 2 occhi enormi che ti guardano sorridenti, gli occhi dell'infanzia che non conoscono il male, che non conoscono la cattiveria degli uomini. Arriviamo a Cuba, dove non siamo i soli ad essere fuggiti dall'Europa e sfuggiti ad un genocidio. Il lavoro non si trova, soprattutto quello per cui avevamo studiato. Ci diamo da fare in tutti i modi. Mia sorella prepara dolci, sforna pane e mio cognato ed io andiamo a venderlo. Ci arrangiamo come possiamo. Ho venduto anche le stringhe per la strada e non me ne vergogno. Cerchiamo di farci bastare quel poco che abbiamo potuto portare con noi. Riprendo il microfono io e pregherei Nicola, dopo questa pagina di diario che riguarda Stefano Lukács, di inserire le foto 8 e 9. Sono 2 foto che riguardano la Costa Rica. Nel diario Stefano ha appunto scritto che a Cuba hanno fatto di tutto per poter mangiare e dar da mangiare alle 2 bambine. Poi Nicola e Margherita riescono ad avere un visto d'ingresso, prima inizialmente rifiutato dal Nicaragua e poi invece accolto dalla Costa Rica. Ma di questo troveremo ampia traccia nella memoria di Eva. Queste 2 foto hanno in primo piano un cavallo ed è un cavallo importante. Il suo nome era Gavilán. Stefano, per vivere, andò a fare il peon in una grande fattoria, fattoria di proprietà di alcuni fra i grossi proprietari terrieri della Costa Rica, che poi per il destino o per i casi della vita diventeranno i suoi suoceri, perché ne sposerà una figlia. Gavilán era indispensabile a Stefano per raggiungere i luoghi più lontani del canton di San Paolo, che è la regione San Carlos. Di San Carlos, scusate, che era la regione più lontana, dove lui però trovava il modo di poter praticare il suo mestiere di medico odontoiatra. Quindi c'è Gavilán era sellato, lui aveva 2 sacche molto capienti nelle quali trasportava gli attrezzi del suo mestiere e con questo lavoro rendeva più sopportabile a sé e a Margherita e a Nicola, che non poterono far altro per aiutarlo, che ospitarlo in casa con loro e vederlo contento parzialmente, perché era pur sempre una situazione di ripiego, quando poteva rendersi utile con la sua professione.
Dunque, rimantengo io il microfono perché ritorneremo su Eva e Andreina. E ora io chiederei a Nicola di inserire le due foto, la 11 e la 12. Queste due foto hanno una firma particolare, perché le due foto sono state scattate sulla terrazza tuttora esistente che copriva la zona posteriore del villino Giusti. E Eva, qui all'incirca di 5 anni, gioca con i suoi giochi da bambina. Queste due foto sono state scattate dalla sorella di suo padre, che veniva al pari dei nonni Irma e Giuseppe talora da Ghioma, altra cittadina ungherese, a trovare Nicola, la cognata e naturalmente la nipotina Eva. Questa zia si chiamava Ergi, abbreviativo di Elisabetta in ungherese, ed ebbe un discreto successo proprio come fotografa di bambini. Dal diario di mia madre Elvira Marchi, a proposito della casa lasciata in tutta fretta, leggo questo passaggio. Povera casetta cara che io ho visto nascere mobile per mobile, scelti con tanta cura, tanto amore. La camera di radica del dottore, la cameretta azzurra di Eva e la grande sala da pranzo. E l'ultimo salottino 900 comprato da poco e tutte le 1000 piccole cose di casa, tutto, tutto via, a estranei per pochi centesimi, e la casa rimasta vuota e il poco rimasto raccolto in poche casse da portare dietro, e quei due vecchi che dovevano tornare in Ungheria e lasciar partire i figlioli e le nipotine così, e lasciarne un altro qua, che è appunto Emerico a Volterra, e pensare di rivederli, Dio sa se e quando e come, non si rividero più. Pregherei Nicola di mettere la foto numero 13. Allora, questa foto è degli anni 55. Andreina Berkovic ebbe come regalo di compleanno per i suoi 18 anni un viaggio in Italia, e questa foto la ritrae sul prato della Villa Reale di Maglia. Maglia quindi per Andreina non poteva conservare ricordi, era troppo piccola quando era andata via. Non fu così per Eva, perché Eva, come scrive lei stessa nel documento che chiuderà questa parte relativa ai dottorini di Maglia, conservava ancora il ricordo di tanti particolari. Passiamo alla foto numero 10. Questa foto è una foto del 2020. Sono le due sorelle. Quella a sinistra è Andreina, l'altra con la maglia scura è Eva. Andreina nel frattempo se n'è andata, e quindi dei figli di Nicola e Margherita, in Costa Rica era nato anche un terzo figlio maschio, è rimasta soltanto Erika. Ma siccome sarebbe stato una complicazione insormontabile un collegamento in streaming con la Costa Rica, ecco che la testimonianza di Eva ci viene letta da Erika Garinetti.
Quando nel 1962 sono tornata in Italia insieme ai miei genitori, erano trascorsi ormai 24 anni da quel primo dicembre del 38 quando lasciammo Marlia. L'Italia, che aveva conosciuto una seconda guerra mondiale, un dopoguerra e gli anni della ricostruzione post-bellica, appariva diversa agli occhi di chi, come i miei genitori, Nicola e Margherita Perkovic, l'avevano conosciuta negli anni degli studi universitari a Padova. Anche Marlia, dove io del 1932 e mia sorella Andreina del 1937 siamo nate, pur mantenendo ancora l'aspetto di un paese di campagna, mi apparve più vicina a Lucca, la città difesa da mura del Cinquecento di cui i miei mi avevano sempre parlato. L'emozione più forte fu quella di ritrovare le persone che avevano visto la nostra partenza e con le quali era stata mantenuta una rete di corrispondenza molto fitta. Tranne che negli anni della guerra, tra Volterra, dove era rimasto zio Imre con la sua famiglia, e Marlia, dove vivevano Francesco e Elvira Marchi con i loro figli, venivano scambiate le lettere di Nicola, Margherita e Stefano. A Marlia trovai Vitalina, la tata dolcissima e sorridente che seguiva i miei giochi da bambina sulla terrazza del villino dove abitavamo, con la quale mantenni una corrispondenza per lunghi anni. Gli anni della scuola riguardano la Costa Rica, il collegio di Nuestra Signora de Sion e il possesso di 3 lingue parlate, italiano, ungherese e spagnolo, che riuscii a consolidare. Insomma, la mia formazione fu più di tipo nordamericano, come del resto anche la professione di mio padre, il quale era riuscito nel 1940 ad ottenere il riconoscimento della laurea. Di quanto scrive Eva, si rintraccia una testimonianza in una lettera del 1940 a Elvira Marchi. La lettera recita così. L'organizzazione sanitaria non è molto differente che in Italia. Immaginate che nella mia condotta ho a disposizione mia una segretaria, 2 infermieri ed un laboratorista microscopista. Nella primitività dell'ambiente ci sono delle cose sorprendenti e soddisfacenti in Costa Rica. Questi imitano con molto impegno i nordamericani a tutto vantaggio del paese. In Villa Quesada mi aspetterà molto lavoro, tanto di medicina generale come di medicina sociale. E prego Dio che mi aiuti di fare una cosa buona ed utile là. Signora Elvira, ho smesso di criticare la mia professione. È interessante come si preoccupa il creatore di un piccolo uomo per aprirgli gli occhi con tanti strani avvenimenti ed agitate vicende concentrate nel breve spazio di mezzo anno, ma che basterebbero per riempire una mezza vita. In quel lontano 1962 scoprì in particolare, sia a Volterra che a Grosseto, la Toscana, di cui i miei mi avevano sempre parlato. Posso dire che le loro radici ungheresi si erano mischiate a quelle italiane negli anni di Padova. Quelle di mia madre Margherita si erano ramificate ancora di più, fino a diventare lucchesi. In particolare, nei 3 mesi che precedettero la partenza, imparò da un pasticcere lucchese a fare il buccellato. In una lettera di Margherita Perkovic da Cuba del 1939 si legge: «Questa signora, che è piena di buona volontà di aiutarci, ha fatto una propaganda fra i suoi amici per il pan di Eva. 100 buccellati ha caricato sulla sua macchina insieme con Nicola e li distribuiva nel quartiere Città Giardino di Havana. Il frutto delle sue fatiche, però, non vogliono presentarsi ancora, nonostante che le ordinazioni arrivano a noi per mezzo suo». Quei buccellati che portavano il mio nome ci assicurarono il pane quotidiano nei mesi di Cuba. Poi, dopo la richiesta di visto rifiutata dal Nicaragua, noi Berkovic nell'ottobre del 39, con l'aiuto del nunzio apostolico di origine lucchese, Monsignor Chiarlo, potemmo ottenere il visto di immigrazione in Costa Rica, dove zio Stefano riuscirà a raggiungerci nel giugno del 1940, senza però riuscire ad ottenere né il visto né il riconoscimento della laurea. La nostra prima abitazione costaricense fu a Villa Quesada, da dove ci trasferimmo all'inizio degli anni 50 a Moravia, centro di villeggiatura per ricchi americani. Quella casa molto grande divenne presto una casa di famiglia molto animata, dove mio fratello Carlos del 1940, io e Andreina, i giovanissimi cugini, figli di zio Stefano, con la loro mamma, ci riunivamo di frequente. Anche nell'organizzazione della casa, tutta a piano terra, come i frequenti terremoti impongono in Costa Rica,
le radici europee riemersero. La grandissima cucina di casa Berkovic divenne, a partire dalla metà degli anni 60, il cuore del famoso ristorante di Moravia che gestì con l'aiuto e i preziosi consigli di mia madre Margherita. Rincon Europeo fu il nome che gli demmo. Punto di incontro, angolo, cantuccio, divenne una bellissima impresa commerciale e culturale dove molti saperi di mia madre, tra cui i piatti europei, magiari e italiani, la ricca cultura di una donna che non aveva mai ceduto di fronte agli eventi che l'avevano portata lontana dall'Europa e la determinazione di una figlia nata in Italia e vissuta in Costa Rica, trovarono una cornice elegante di grande sobrietà. Chiudo citando quanto nella lettera del 39 da Cuba, precedentemente citata, mia madre Margherita scriveva a chi leggeva a Volterra e a Marlia. Mai l'esistenza delle mie figlie è stata così incerta e temo che noi ormai bisogna che lottiamo sempre duramente per il pane quotidiano. Io sarei già contenta anche così, lavorando per sempre, purché trovare un posticino dove non ci minaccia distinzione razzistica. Dopo che il Nicaragua rifiutò il visto d'ingresso, la Costa Rica ci accolse con i suoi colori, col suo clima e con l'allegria dei suoi abitanti. La determinazione dei miei genitori, la presenza di zio Stefano, che pur non avendo potuto ottenere il visto d'ingresso, non ci fece mai pesare la sua precarietà lavorativa, il legame fortissimo con zio Imre e la sua famiglia attraverso le lunghe lettere mensili, crearono intorno a noi la consapevolezza di avere una famiglia allargata al di là dell'oceano. A partire dal 1949, quando zio Stefano rientrò in Italia, seguito 2 anni dopo da sua moglie e dai 3 figli, fu la corrispondenza che mantenne saldi i nuovi legami familiari. Furono successivamente i viaggi che permisero ai Berkovic e ai Lukács ciò che in quel lontano 1938 non credevano sarebbe stato possibile. Ritrovarsi e ricordare. Della famiglia rimasta in Ungheria trovarono solo pochi superstiti. I ricordi si fecero più dolorosi e furono l'occasione nel 1973 per zio Imre e suo figlio Vittorio di un viaggio in Ungheria, un requiem alla memoria. So di essere la più anziana di questa grande famiglia, la cui vicenda costituisce solo un frammento di un periodo storico più articolato, studiato e analizzato da molti studiosi e da molti punti di vista. Ma so anche che questa storia voleva essere raccontata. La seconda storia di questo 27 gennaio 2021 riguarda Ernst Erbstein, l'allenatore errante, il direttore tecnico, lo sportivo, che in 3 anni seppe portare la squadra di calcio della Lucchese dalla terza serie in Serie A e poi seppe mantenerla ancora per alcuni anni ai massimi livelli. Era impegnato in questo lavoro, la famiglia si era ambientata a Lucca, le figlie frequentavano le scuole lucchesi, la più grande, Susanna, era una studentessa del liceo classico Machiavelli. Quando il nostro allenatore coglie nell'aria un sentore di xenofobia, di intolleranza, di pregiudizio e quindi comincia a preparare il trasferimento della famiglia a Torino. E infatti gli Erbstein si sposteranno a Torino, poi scoppierà la guerra, cercheranno in giro per l'Europa, ancora una volta erranti, cercheranno di trovare requie, pace, rifugio, prima in Olanda, poi in Ungheria, e in Ungheria sapranno salvarsi in maniera fortunosa, ma anche grazie alla solidarietà di tanti, sapranno, come dire, ritornare in Italia alla fine della guerra, dove
questo allenatore creerà quella che è diventata poi una sorta di mito, di leggenda del calcio italiano, cioè diventerà il direttore tecnico del grande Torino, che è soltanto una tragedia, il 4 maggio del 49, toglierà dalla scena sportiva, non soltanto sportiva, ma della vita, del costume, della cultura di quegli anni, anni in cui l'Italia si stava riprendendo faticosamente dalle macerie, non solo materiali, ma anche morali della guerra. Bene, questo racconto, il racconto di questa vicenda dell'allenatore errante, della sua famiglia, anche loro di origine ungherese, anche loro di origine ebraica, che trovano una condizione favorita e privilegiata a Lucca negli anni 30, ci viene raccontata da un bel video doc, un video documentario realizzato da due docenti, ma anche due registi, Pier Dario Marzi ed Emanuele Pesi, e ora ce ne viene proposto un compendio, non l'edizio Maior, ma un compendio riassuntivo e capace di parlare al cuore e all'intelligenza, ancora una volta. Lo sport può essere uno strumento di pace e di fratellanza tra popoli, ma per i regimi dittatoriali come quello fascista e quello nazista, lo sport divenne uno strumento di propaganda, un'opportunità per dimostrare la forza della propria nazione e la superiorità della propria razza. Negli anni 30 però un allenatore e la sua squadra di calcio vanno in direzione contraria. Sono Ernst Erbstein e la Lucchese. Salve a tutti, siamo nella sala stampa dello stadio Porta Elisa di Lucca in compagnia di Luciano Luciani che parlerà appunto della Lucchese degli anni 30. La più bella squadra di calcio che Lucca abbia mai avuto è nella seconda metà degli anni 30.
nel campionato di calcio 36-37 la Lucchese gioca niente meno che in Serie A. Il percorso della Lucchese era stato straordinario, perché nel giro di 3 anni era riuscita questa squadra a passare dalla Serie C alla Serie A. L'allenatore è un allenatore che viene da lontano, si chiama Ernst Erbstein, è ungherese, si è diplomato in educazione fisica, oggi diremmo in scienze motorie, sarà calciatore a sua volta, emigrerà negli Stati Uniti, giocherà al calcio, ma in quel periodo il gioco del calcio negli Stati Uniti non ha molto seguito, quindi si trasforma in allenatore, torna in Italia, allenerà altre squadre tra cui il Bari, la Nocerina, e poi viene chiamato a Lucca da questo famoso presidente della Lucchese che si chiama Della Santina. Si trasferisce a Lucca con la famiglia, moglie, 2 figlie. Com'era la sua vita e la vita di suo padre a Lucca negli anni 30? Ma io a Lucca ero una bambina felice e pensi un po' che ero la figlia del mister, cioè dell'uomo che era considerato un eroe a Lucca perché aveva compiuto un exploit che nel mondo del calcio né prima né dopo non è mai stato compiuto da altri. Ha portato la Lucchese in 3 anni consecutivi dalla C alla A. Negli anni 30 i giocatori di calcio si allenavano poco e male, spesso non si allenavano. Erbstein introduce l'idea di allenamenti metodici, sistematici, e lui introduce anche l'idea della dieta adatta ad ottenere certi risultati sportivi. Mentre i giocatori di quel tempo spesso andavano all'impegno sportivo della domenica dopo aver passato la notte a giocare a carte al casinò, quindi stanchi, quindi non perfettamente lucidi, non in forma, lui curava attentamente che i suoi giocatori la notte dormissero, se andavano a letto tardi li riprendeva, cioè era già, come dire, un allenatore, un tecnico moderno. Anche suo padre spesso è stato portato. Sì, lui era l'eroe nazionale. Quando lui tornava con la squadra vittoriosa dopo una trasferta a Pisa o Empoli, insomma una delle squadre con cui c'era più rivalità, lo tiravano fuori dal torpedone, se lo issavano sulle spalle e lo portavano in giro sulle mura, e lui pacificamente si fumava la sua sigaretta sulle spalle dei fan, che non si chiamavano ancora fan, erano solo tifosi. Erbstein non guarda soltanto le qualità atletiche, ma anche morali, e infatti chiama la Lucchese giocatori che, come lui, non aveva simpatia per il fascismo. Quali erano i giocatori più significativi della squadra che giocava nella Serie? Io direi che merita di essere ricordato Bruno Neri. Bruno Neri nasce a Faenza, tra Toscana e Romagna, che gioca prima nella sua squadra negli anni giovanili, poi siccome è bravo viene chiamato a giocare con la Fiorentina e poi verrà chiamato da Erbstein a Lucca. Non è un calciatore come gli altri. Bruno Neri è un uomo colto, ama le cose belle, e quando è a Firenze è tra l'altro frequentatore di un famoso bar, anzi caffè, il caffè fiorentino delle Giubbe Rosse. In questo caffè delle Giubbe Rosse ci andavano i maggiori intellettuali italiani del periodo, quelli che non avevano simpatie per il fascismo. Durante gli anni in cui si trova a Lucca diventa campione mondiale universitario, cioè fa parte della nazionale universitaria italiana. Poco a poco si allontanerà dal gioco del calcio, scoppia la guerra, lui va a fare il soldato in Sicilia. In Sicilia assiste allo sbarco degli alleati e subito dopo l'8 settembre Bruno Neri diventa
partigiano. Diventa partigiano sulle sue montagne, le montagne sopra Faenza, Marradi. Lui agisce come elemento di collegamento tra i partigiani e le forze alleate. Durante una di queste missioni, nel luglio del 44, viene intercettato da una pattuglia tedesca, c'è uno scambio a fuoco e Bruno Neri, soprannome di battaglia Berni, muore combattendo da partigiano. Voi sapete che all'inizio e alla fine della partita, durante gli anni del fascismo, i giocatori dovevano fare il saluto romano. Tutte le volte che poteva, che gli riusciva, lui il saluto fascista non lo faceva. Una foto che è rimasta famosa di Bruno Neri, che gioca ancora con la Fiorentina, in cui tutti i suoi compagni di squadra fanno il saluto fascista e lui invece è lì che si gratta un ginocchio. La ricerca, il culto della bellezza gli avevano dato come indicazione che la libertà è la cosa più importante. Pur essendo un giocatore fortissimo, un difensore di quelli, come dire, un macigno, una roccia quasi insuperabile, tutti dicevano ora lo compra l'Ambrosiana Inter, ora finisce in nazionale, ora qui, ora là, però la carriera di quest'uomo non si spostava di un centimetro, giocava in squadre minori, il Bari, la Nocerina, finché Erbstein se lo porta a Lucca. Fu suo il gol vittoria con il Pavia il 21 ottobre del 1934 in occasione della prima partita ufficiale disputata nel nuovo Porta Elisa. Ci furono 15.000 spettatori in piedi sulle tribune e inoltre un gruppo dei tifosi si arrampicò sul tetto della tribuna e lì dovettero intervenire anche i vigili del fuoco per cacciarli via. Perché Bruno Scherzi era così forte e non è mai stato convocato in nazionale? Per via del cognome. Quel cognome lì era una specie di macchia per un italiano di quegli anni, perché è un cognome di origine istriana, una minoranza che veniva percepita dal fascismo come anti-italiana. In più, da tutto questo aggiungeva un altro elemento, come dire, poco simpatico agli occhi del fascismo, era di convinzioni comuniste. Che nel momento in cui il fascismo è la ricerca del consenso, siamo alla fine degli anni 30, ci sono le leggi razziali, beh, arrivano anche a Scher, un dirigente della Lucchese, che era anche un esponente del fascismo locale, propone a Scher di cambiare il cognome, di italianizzarlo, aggiungendo una I da Scher a Scheri. E quest'uomo, che era un uomo semplice, un uomo del popolo, non sta lì a fare tanti ragionamenti, smette di giocare. E lo farà con grande dignità, con grande semplicità, tornando, come dire, a rindossare le scarpette da calcio, soltanto nel dopoguerra, ma solo per giocare a pallone, per divertimento, per piacere, con piccole e piccolissime squadre. Quindi dando in questo modo, con questo abbandono dello sport di fronte ad una imposizione, un esempio secondo me di grande dignità. Libero Marchini, giocatori della Lucchese, già nel nome stesso non si sarebbe dovuto chiamare libero, ma libertario. Libertario vuol dire anarchico. Ma siamo sotto il fascismo. Il babbo di Marchini non può chiamare il figlio libertario perché avrebbe in questo modo reso evidenti le sue convinzioni anarchiche e allora si limita a chiamarlo libero.
però educa il figlio, certo non ai valori del fascismo, gli dà un'educazione più libera, più democratica, più aperta. E di questo, questo giocatore di calcio sarà sempre grato al padre e ad Erbestein, che sarà, come dire, l'allenatore che continuerà nella squadra quelle che erano le tradizioni familiari di libertà. Questa foto è un po' il simbolo, diciamo, un simbolo del nostro documentario, perché voi ora vedete, no? Tre persone con la tuta dell'Italia, vedete, e in mezzo a loro c'è un'altra persona, no? Di, chiaramente una persona di colore, è un atleta. Questa foto è stata scattata a Berlino nel 36. Le Olimpiadi di Berlino del 36 dovevano rappresentare la superiorità della razza ariana, e una delle gare più attese era la gara di velocità di 100 metri. Valore simbolico altissimo l'impresa di Jesse Owens. Questo ragazzo a sinistra, appunto questo, è Libero Marchini, e quindi non è un caso, no, che questo giocatore della Lucchese va alle Olimpiadi e con chi si fa fotografare, no? Con Jesse Owens, il figlio del vento, che ha aiutato in qualche modo a spazzare via, almeno ci ha provato, un po' di pregiudizi, insomma. Di Erbestein e della sua famiglia conosce una vera e propria frattura quando nel 1938 i fascisti approvano le leggi razziali. Erbestein è un cittadino ungherese di origine ebraica ed è agnostico, ma per il fascismo è semplicemente di razza ebraica, e le sue figlie non possono più frequentare le scuole pubbliche. Signora Susanna, suo padre scelse di lasciare Lucca anche per proteggerla dalle umiliazioni che avrebbe potuto passare a scuola? Ah, certamente, per me sarebbe stato insostenibile, perché non potevo più andare a scuola, e come avrei potuto spiegarlo ai miei compagni? Non me la sentivo proprio, perché era inspiegabile per me, figuriamoci per gli altri, quello che era successo. E siamo venuti a Torino perché così, cambiando completamente ambiente, poteva essere meno traumatico per me questo passaggio. Del resto anche a io non potevo andare a scuola, ho dovuto continuare a studiare privatamente. Oggi proviamo questa scena. Una sera, al termine dell'allenamento, Erbestein, che è lui, viene fermato da due poliziotti. E siete voi. Ok, allora proviamo. Favorite i documenti, signore. Certo. Erbestein, dunque siete straniero? Certo, sono ungherese. Ma a che razza appartenete voi? Io appartengo alla razza umana. Ma andate in sinagoga? Io il sabato e la domenica vado allo stadio, sempre. Poi siete dovuti fuggire anche da Torino. Ma non fuggire, perché era una cosa normale, cioè mio padre aveva stabilito un cambio con un suo collega ungherese che era allenatore della squadra del Rotterdam, e d'intesa con le due società avevano preso questo accordo. Questo signore veniva a Torino a prendere il posto di mio padre e noi saremmo andati a Rotterdam.
al confine con l'Olanda, mio padre è sceso per la verifica dei documenti e gli hanno semplicemente messo un frego rosso sul visto olandese, una cosa assolutamente inspiegabile, perché lui aveva un contratto con una società olandese, aveva un alloggio, era tutto perfettamente in regola. Senza dare nessuna spiegazione ci hanno sbarrato la strada, ma gli olandesi. Nel frattempo mio padre si è subito messo in contatto sia con la società di Rotterdam, sia con Torino, col consolato olandese di Torino, che è rimasto costernato: ma come mai? Ma non sappiamo che cosa sia successo, rimandateci il passaporto, vi mandiamo un altro visto. E per aspettare tutto questo è passato un mese. È finalmente arrivato il passaporto. Nel frattempo mia mamma si era ammalata e mio padre disse: beh, voi aspettatemi, io vado avanti, metto a posto le cose, tornerò con un'ambulanza per portare agevolmente la mamma a Rotterdam. È ripartito, arrivato a Nijmegen nuovamente con un frego rosso sul passaporto, hanno annullato il visto. A quel punto si è capito che non c'era niente da fare. L'unico paese dove ormai potevamo andare era l'Ungheria, eravamo cittadini ungheresi. Abbiamo attraversato tutta la Germania nazista in treno per arrivare a Budapest, dove siamo arrivati senza minimamente sapere che cosa fare. Perché in Olanda mio padre aveva un lavoro, avevamo una casa, a Budapest niente. Quindi era meno che zero per ricominciare una vita. Immagino che le cose cambino drammaticamente con l'occupazione nazista dell'Ungheria. Era il 19 marzo 1944, allorché fummo svegliati dallo sferragliare dei carri armati nazisti che occupavano la città, e fu l'inizio dell'inferno. Per prima cosa furono applicate anche all'Ungheria le leggi di Norimberga, con obbligo della stella gialla. Io ero cattolica, cresciuta in Italia da cattolica, ma bastò avere un nonno ebreo a Budapest per essere dichiarata ebrea e marchiata con la stella. Tutte le ragazze con stella gialla dai 16 ai 25 anni avevano l'ordine di presentarsi a un certo punto di raccolta per essere assegnate a dei lavori. Neanche per un attimo mi sfiorò il dubbio se obbedire a questa ordinanza. E d'accordo con i miei genitori, scelsi la clandestinità. Sicché ero costretta a cambiare casa ogni 2 o 3 giorni, il che non poteva andare avanti così. Uno straordinario personaggio chiamato padre Klinda, costui disponeva di una grossa villa all'estrema periferia di Buda. Padre Klinda decise di trasformarla in fabbrica militare per la confezione di divise militari e accolse, facendole addestrare come operaie, ragazze cattoliche di origine ebraica per sottrarle alla cattura nazista. Ma soprattutto il territorio era sotto la protezione dello Stato Vaticano. Insomma, io fui accolta in quella villa. Non era certo una vita facile. Lavoravamo alle macchine 8 ore al giorno e dovevamo ovviamente provvedere anche alla pulizia dei locali e a tutto quanto servisse per la vita quotidiana. Allora io supplicai padre Klinda di assumere mia mamma come cuoca. Mia mamma cucinava bene e sapeva anche cucire. Avrebbe potuto rendersi utile in vari modi. Padre Klinda acconsentì. E così mia mamma si installò nella villa portando con sé la figlia minore, mia sorella, che all'epoca aveva solo 13 anni. Qualche volta anche mio padre poté venire a trovarci, ottenendo regolari permessi dal suo campo di prigionia, sempre scortato da un militare di guardia. Così passarono in relativa tranquillità i mesi dell'estate. Ma l'autunno portò un terribile sconvolgimento. Prese il potere il partito dei crocefrecciati, una marmaglia rozza e violenta, la feccia della popolazione, capitanata da una belva sanguinaria, Saloshi, il cui unico scopo
era la caccia all'ebreo. Infatti un brutto giorno, era una domenica, una banda di quei manigoldi prese d'assalto la villa e ci catturò. Ma mentre una parte di loro era intenta al saccheggio, gli altri, che ci tenevano a bada, avevano escogitato un giochetto che li divertiva moltissimo. Essendo domenica, quindi l'unico giorno in cui potevamo ricevere visite e telefonate, parecchie fra di noi erano chiamate al telefono da parenti e amici che annunciavano la loro visita. Quei manigoldi scortavano la persona chiamata al telefono, intimando con le armi puntate e pesanti minacce, se avessero fatto le furbe, di invitare l'interlocutore a venire lì dicendo che c'era una festa. Evidentemente ci tenevano ad accrescere il numero dei prigionieri. Circondata da quei terribili ceffi, ebbi gli stessi ordini, le stesse minacce. Al telefono era un amico di mio padre, che era detenuto con lui nel campo di lavoro. Mi chiamava per dirmi che mio padre non aveva ottenuto quella domenica il permesso di uscire e perciò aveva incaricato lui, che il permesso l'aveva, di dare e chiedere notizie. Io ebbi un'illuminazione. Decisi di alterare la mia voce, che è di timbro profondo, parlando con voce alta e stridula e dicendo cose assurde. Signor Gianni, venga qui a trovarci, c'è una festa. Assurdo, perché il signor Gianni lo conoscevo appena. Non c'era alcun motivo che lo invitassi, mai era venuto da noi. Restò infatti confuso e incredulo e insisté a chiedermi: io dovrei venire? Forse intendi dire tuo padre? Sì, sì, venite entrambi, vi aspetto. Qui finì il colloquio e fui ricondotta nel mucchio. Passò un bel po' di tempo e fui nuovamente chiamata al telefono. Stessa scena, stesse ingiunzioni. Stavolta al telefono era mio padre. Evidentemente l'amico, allarmato dal mio comportamento strano, era corso ad avvertirlo e mio padre era riuscito a fuggire dal campo per raggiungere il più vicino telefono. Iniziai la stessa litania con voce alta e stridula, ovviamente in ungherese, ma riuscii a infilare sommessamente una parola in italiano: aiuto. Mio padre disse: ho capito, stai tranquilla. E tornai fra le altre. Finalmente ci ordinarono di uscire dalla villa, ci misero in file 4x4 e nessuna tenti la fuga, spariamo a vista. Ci avviammo per la strada buia e deserta, fra spinte e insulti, e camminavamo sapendo che andavamo verso la morte. Speravamo solo che la facessero finita al più presto. Quel terribile corteo andò avanti per un tempo incalcolabile, finché ci intimarono di fermarci. Arrivò una pattuglia della milizia regolare che ordinò il dietrofront e riprendemmo il cammino in direzione opposta, cioè da dove eravamo venute. Non capivamo che cosa stesse succedendo, pensavamo che avessero minato la villa e ci riportassero lì per farci saltare in aria. In effetti fummo ricondotte là dentro, ancora senza capire nulla, finché apparve sulla soglia padre Clinda, il quale disse: figlie mie, stavolta il Signore ha ascoltato le vostre preghiere, ma dobbiamo tutti dire grazie a Susanna, che ha avuto il coraggio di dare il segnale che ha messo in moto la serie di provvedimenti per cui siete state tolte dalle mani dei vostri aguzzini. Che cosa era successo? Mio padre, fuggito dal campo, si era precipitato dalla signora Valeria, implorandola di fare qualcosa per il pericolo grave in cui certamente ci trovavamo. Mi faccia parlare con il nunzio. La signora Valeria lo mise in contatto e mio padre poté esporgli i fatti in italiano. Il nunzio si commosse e si attivò immediatamente, minacciando
il ministro competente di gravi conseguenze diplomatiche per la violazione di un territorio sotto la protezione dello Stato Pontificio. Miracolosamente furono dati ordini e controordini immediati che portarono alla nostra incredibile liberazione. Ma con mia mamma decidemmo che non era più il caso di restare lì. Quei manigoldi non si sarebbero rassegnati all'umiliazione subita e sarebbero tornati alla carica, il che regolarmente avvenne alcuni giorni dopo, e tutte le nostre compagne finirono nei vagoni per Auschwitz. Ma noi non c'eravamo più. La notte dopo il sequestro scavammo una fossa sotto il filo spinato e alle prime luci dell'alba io, mia mamma e mia sorella strisciammo fuori e ci avviammo verso la fermata dell'unico tram che attraversava il ponte sul Danubio verso Pest. Lo scopo era di raggiungere la casa degli zii. Per fortuna riuscimmo ad arrivare. Gli zii ci accolsero in casa e ci procurarono anche dei documenti falsi, dai quali risultavamo profughi sfollati da una città già occupata dalle truppe russe. Anche mio padre, ormai evaso dal campo, si rifugiò nell'alloggio degli zii, ma lui doveva restare nascosto, mentre noi fummo regolarmente registrati come inquilini. La vigilia di Natale, il 24 dicembre, si completò l'assedio di Budapest e a quel punto tutti fummo obbligati a trasferirci permanentemente nelle cantine, vietato salire negli alloggi, dove mio padre continuava a restare nascosto, mentre la città era completamente circondata dai russi. All'interno avevamo i nazisti, sopra la testa gli alleati che bombardavano di continuo. Un giorno, mentre in cantina stavo prestando delle cure a un'inquilina, questa mi dice: «Ma lo sa che anche in questa casa ci sono ancora degli ebrei nascosti negli alloggi?» Il mio fidanzato, però, che è del partito dei crocefrecciati, è già stato avvisato e verrà presto a fare un bel repulisti. Corsi su da mio padre e gli dissi: «Devi andartene immediatamente da qui.» «Andarmene? Ma dove?» «Ti porto da Wallenberg.» Raoul Wallenberg era un diplomatico svedese che si era votato allo scopo di salvare i perseguitati. Nell'edificio della Croce Rossa svedese era riuscito a nasconderne un buon numero. Ma quell'edificio era sul lungo Danubio ed il Danubio era ormai l'ultima linea di demarcazione del fronte, di qua i nazisti, di là i russi. Zona di guerra, praticamente impossibile da raggiungere. Io, con tutte le mie insegne da crocerossina, presi sotto braccio mio padre, che assunse l'aria acciaccata di un ferito, e ci accingemmo ad attraversare la città. Non c'erano più strade, l'asfalto era stato divelto, c'erano postazioni militari dappertutto, fuoco e bombe senza posa. Ci vollero alcune ore, ma infine riuscii a consegnare mio padre a Wallenberg e poi rifeci da sola il percorso verso casa. L'indomani avvenne la perquisizione annunciata e infatti furono scovati negli alloggi 3 ebrei, una coppia di anziani coniugi e un uomo. Furono immediatamente ammazzati nel cortile di casa. 2 giorni dopo entrarono nel nostro rifugio i primi soldati sovietici e fummo salvi. Era il 13 gennaio. Intanto i combattimenti proseguivano strada per strada. E finalmente il 18 gennaio comparve sulla soglia di casa mio padre, salvo. Alla fine della guerra Erbstein torna a Torino e mette in piedi quella squadra che è rimasta nell'immaginario di tutti gli italiani, il cosiddetto Grande Torino, il Torino che vince 5 scudetti di fila uno all'altro, il Torino che dava 10 giocatori su 11 alla nazionale.
quella squadra lì era diventata la bandiera del riscatto nazionale. Cioè l'Italia sconfitta dalla guerra, distrutta con le rovine, con le macerie, con i morti, con la guerra civile in casa, che si stava faticosamente riprendendo anche attraverso i successi di quella squadra di calcio. Che succede a quella squadra straordinaria? Un maledetto incidente aereo. La squadra era stata a giocare una partita amichevole in Portogallo e il 4 di maggio del 1949, rientrando da questa partita giocata all'estero, l'aereo, che doveva avere un altimetro che non funzionava, impatta contro la Basilica di Superga a Torino, muoiono tutti i calciatori, le riserve, i dirigenti, e muore anche Erbstein, che aveva 51 anni. Bene, a conclusione dei racconti di queste due storie. Io ti scrivo in italiano perché voglio che tu non dimentichi di aver avuto un'educazione italiana, latina, toscana. Tu non puoi immaginare quale tormento e preoccupazione sia per me vederti costretta a cessare i tuoi studi, nei quali hai riportato tanti onori e tante soddisfazioni. Il mio dolore è tanto più grande quanto grande e giustificata fu la mia speranza nella tua riuscita. Io ritengo che non sia giusta, né sarà duratura, la cruenta legge dei politicanti d'oggi. Io sono fermamente convinto che tu potrai riprendere ancora i tuoi studi. Le cose cambieranno, non è possibile che sia diversamente. Un giorno trionferà il buon senso. Questo giorno non deve essere ormai lontano. Perciò sono ansioso che tu mantenga il contatto con gli studi che hai dovuto lasciare non per colpa tua e non per colpa mia, ma in conseguenza di una forza maggiore che non rimarrà tale per molto tempo ancora. Se tu in tutte queste dolorose vicende e contro qualsiasi avversità rimani con la testa alta, forte di animo e di spirito, se il tuo sguardo non si stacca dall'ideale, se la tua volontà non cede dinanzi agli ostacoli, se i tuoi desideri rimangono sempre cristallini, non attratti dal lusso, dai divertimenti, dal facile vivere, tu sarai quella, arriverai certamente ad esserla, che io sogno tu debba divenire. Un essere superiore, un poeta, una scrittrice, una scienziata o qualcosa di simile. Ripeto di non trascurare, anche se ora non puoi frequentare il ginnasio, gli studi classici. Non credere che anche spiritualmente siamo in progresso. Contro il progresso indiscutibile della tecnica, sta di fronte un doloroso regresso spirituale. Avrei voluto dirti tante altre cose, ma tu spero mi capirai lo stesso. D'altro ti scriverò un'altra volta. Sto per partire per Venezia. Rispondimi. Ti bacio teneramente, tuo babbo. Questa è una lettera che ogni volta che la leggo mi commuove e mi emoziona, perché è quella che mi ha dato la forza di andare avanti. Dopo che tutto sembrava crollato, tutto sembrava finito, la forza morale di una persona che non inveisce, in questa lettera non inveisce contro niente, contro nessuno e neanche contro la mala sorte. È una accorata riflessione su una forza maggiore che ti impone cose assurde, ma che non può durare a lungo. Ecco, questo mi sembra fondamentale
anche da far capire ai ragazzi di oggi che ciò che può portarvi al di là delle difficoltà è proprio la forza morale che uno si ritrova dentro. Luciano, vai pure. Ricordare non è l'unico, ma è il più potente contravveleno contro ogni forma di razzismo, di xenofobia e di intolleranza. Quindi la necessità di estendere, di allargare, di approfondire un'informazione motivata e sensata, un lavoro culturale capace di colpire al cuore ogni tipo di pregiudizio, di revisionismo, di negazionismo. C'è ancora un lavoro immenso da fare per sapere di più, per capire di più e per parteciparlo al maggior numero possibile di persone, segnatamente le giovani generazioni. In questi 20 anni, da quando è stato istituito il giorno della memoria, dall'anno 2000, molto è stato fatto e anche molto è stato fatto bene. Però dobbiamo continuare, soprattutto dobbiamo continuare senza scivoloni retorici che siano sempre di risultare controproducenti. Allarghiamo gli spazi che ci siamo conquistati e sforziamoci di riempirli di storie capaci di parlare al cuore e all'intelligenza, come queste due storie che abbiamo raccontato questo pomeriggio. Il presupposto.